Ciao a tutti, bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video da Dome PC. Ebbene, oggi siamo qui davanti ad un alimentatore per telecamere, ok? Per alimentare le vostre telecamere che dovete appunto installare nel vostro impianto di videosorveglianza. Un alimentatore sicuro, stabile, quindi è uno stabilizzatore di tensione, ok? Per le vostre molteplici telecamere fino appunto a 9. Ad esempio qui abbiamo già la scritta parla chiaro, switching power box a 12 volt, 15 ampere, a 9 canali, quindi per 9 telecamere. Ok, andiamo subito a fare l'unboxing per farvi vedere. Questa appunto è una cassetta, appunto, naturalmente, come vedete. Naturalmente dovete vedere sulla vostra telecamera, ok, in questo caso è una telecamera ibrida con connettore BNC e cavo di alimentazione. Dovete vedere naturalmente i volt. Solitamente sono 12 volt, 5 watt massimo, ok? E dovete guardare le caratteristiche tecniche dell'alimentatore, quanti watt massimo può emanare, e fate la divisione per 9, perché ha 9 canali. In questo caso la mia è 12 volt a 5 watt massimo, ok? E faccio anche questo calcolo, essendo che devo metterla a circa 70-80 metri, ho bisogno appunto di un amperaggio maggiore di 0,5, che non mi permette appunto di un, se ho un alimentatore di 0,5, non mi permette appunto di alimentarla a questi metri. E quindi naturalmente bisogna fare la divisione, cioè io personalmente faccio 15 ampere diviso 9 e mi esce 1,6. Quindi in un circuito di 60-70 metri già testato riesco ad alimentarla. Ok, posiamo qui la nostra telecamera e andiamo ad aprire la nostra cassettina. Come potete vedere, eccolo qua la cassettina, eccolo qua, all'interno escono le sue chiavi, giusto per poterla chiudere tranquillamente. Escono anche addirittura i tasselli a muro, che si può murare 1, 2, 3, ok? Nei tre punti qui che ci sta nella cassetta. E poi abbiamo appunto, andiamo su quello che ci interessa a noi. Abbiamo i canali, eccolo qua. Abbiamo, sono pure numerati, abbiamo 1, 2, 3 e fino a 9, eccolo qua. Dove praticamente escono i cavi corrente per positivo e negativo per dar corrente appunto alla nostra telecamera. E qua però è l'alimentazione principale di tutto il dispositivo, ok? Che va appunto la fase, il neutro e la messa a terra. Dovete semplicemente andare in un punto fisico o su Amazon, comunque lascio tutti i link sotto in descrizione di quello che sto parlando. Dovete andare a comprare un cavo, ok? Comunque di dimensioni abbastanza importanti, comunque che riescono, comunque già stiamo parlando di un 5-6 mm di cavo, ok, a cavo che stanno all'interno qui, e abbiamo un messa a terra, un neutro e la fase. E dovete prendere una spina naturalmente, perché va all'alimentazione di una presa di corrente. Poi dovete munirvi semplicemente di una forbice da elettricisti, ok, e dobbiamo sfoderare questo cavo. Ecco qua, facciamo 2 cm, dai, 2 cm e mezzo. Perfetto. Come potete vedere, qui abbiamo i cavi, qui all'interno. Verde e giallo è la messa a terra, il marrone è la fase e il blu è il neutro. Andiamo a sfoderare appunto un centimetro questo cavo. Uno. Due. E tre. Perfetto. Ora cosa facciamo? Intrecciamoli e facciamo un piccolo foro qui nel primo appunto foro che c'è nel nostro alimentatore. Eccolo qua. Perfetto. Ok, naturalmente questo alimentatore è da interno, non da esterno, ok? Mi raccomando, deve essere sempre chiuso, o in una cassetta stagna, mi raccomando, che non prende acqua. E andiamo già a posizionare il nostro filo giallo e verde nella parte qui del messo a terra. Ecco, c'è proprio il simbolo messo a terra.
prendiamo un cacciavite, prendetevi un piccolo cacciavite a stello a taglio, ok, e andate a mettere appunto qui all'interno, proprio ben fissato. E andiamo a mettere qui all'interno ben fisso il nostro cavo di messa a terra. Perfetto. Poi il blu va sulla scritta N, io personalmente faccio così, poi naturalmente ognuno che usa lo suo schema lo fa a modo e piacimento suo. Avvitiamo la vite e per ultimo abbiamo la fase. Ecco qua. Guardate qua il lavoro che sto facendo. Fase con L, ok, marrone, L. Andiamo a svitare qua. Perfetto. Avvitiamo il tutto. Ecco qui, perfetto. Ecco qua, cari amici, già abbiamo fatto il nostro collegamento, come potete vedere. Cosa facciamo ora? Naturalmente l'alimentatore è costituito comunque dai fusibili, comunque proteggono da sbalzi di tensione. Comunque se si brucia uno, basta sostituirlo. Fatto appunto il nostro collegamento fisico, eccolo qua, cari amici, richiudiamo l'apposito slot e abbiamo qui il pulsante di accensione e spegnimento, 0, 1, ok? Naturalmente basta che collegate la presa elettrica in una presa, inserite appunto poi i cavi positivi e negativi, cioè nero, rosso, in base al sistema di telecamera che voi fate della vostra telecamera, inseritelo in uno slot qua libero e appunto fate il collegamento con la vostra telecamera nella parte dell'alimentazione, ok amici? Naturalmente state attenti a positivo e negativo. E la nostra cassetta di alimentazione è pronta per essere usata per le vostre telecamere e dell'impianto di videosorveglianza ibrido. Ebbene cari amici, se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, dubbi, domande fatemelo sapere qui sotto nei commenti e trovate tutto in descrizione sotto qui al video di Amazon. Ciao!